O Gesù, io mi offro con te in unione al tuo sacrificio. E sebbene sia indegna e da nulla, spero fermamente che il Divino Padre guardi con occhi di compiacenza la mia piccola offerta. O Gesù, consumami come una piccola ostia d'amore per la tua gloria e per la salvezza delle anime. La Beata Maria Gabriella è nata in Sardegna, in un paesino della provincia di Nuoro, si chiama Dorgali, ed è nata il 17 marzo 1914. Ha avuto un'infanzia di una ragazzina ribelle, ostinata, e a 18 anni si riconosce che c'è stata in lei una vera e propria conversione. Molto probabilmente la conversione è dovuta alla morte di una sorella più piccola, Maria Antonia, che è morta a 17 anni, e questo è stato un segno molto forte per la giovane Maria Sageddu. Da quel momento lì il segno più importante è che ha iniziato a frequentare la Chiesa e allora soprattutto a partecipare alla vita di Azione Cattolica, che era la forma associativa propria della parrocchia. Se lei ha scelto come fondo la vita consacrata e non il matrimonio, pur avendo avuto delle proposte che sembra ci siano state, è stato proprio per questo approfondimento del suo rapporto con Cristo. Il desiderio di Gabriella di consacrarsi poi lo ha affidato al parroco Don Basilio Meloni, il quale, come succedeva all'epoca, era colui che più o meno indirizzava a un luogo, a uno stato di vita. E il parroco conosceva la trappa, perché già erano entrate un paio di sorelle del paese alla trappa di Grotta Ferrata, e ha indirizzato la giovane a questa forma di vita. Nella semplicità del cuore mio ti offro tutto lietamente, o Signore. Ti ringrazio con tutta l'effusione dell'anima e nel pronunciare i santi voti mi abbandono interamente a te. Fa, o Gesù, che mi mantenga sempre fedele alle mie promesse. È entrata alla trappa che aveva 21 anni, era nel 1935, il 30 settembre, e da lì ha incominciato il suo cammino lineare di conversione nella vita monastica. Suor Gabriella ha trovato un monastero da un certo punto di vista materiale, cioè un monastero povero, era un monastero povero di mezzi, si sussisteva con il lavoro dei campi, e c'era un'ascesi molto forte, ascesi del digiuno, del silenzio, dell'obbedienza. Io sono felice di poter soffrire qualche cosa per amore di Gesù. Non c'è felicità più grande di quella di poter soffrire qualche cosa per amore di Gesù e per la salvezza delle anime. Gabriella è entrata facilmente in questa vita perché aveva da una parte una caratteristica di Maria Sageddu, che poi prese il nome di Gabriella in monastero, è sempre stata quella dell'autenticità, di una verità di fondo, per cui ha sempre come aderito profondamente a quella che erano le indicazioni che le venivano date sia dalla superiora, dalla maestra, per cui una vita di obbedienza, ma anche come una grande semplicità nel stare ai passi della vita, così come la vita le chiedeva di camminare.
Beata Gabriella, come tante, come quasi tutte le sorelle, ha lavorato nei campi, ha fatto il bucato, ha lavorato nella legatoria, facevano dei libri e ha fatto questi lavori molto semplici, non ha avuto nessun incarico anche perché ha avuto una vita brevissima. Si dice che quando è entrata era molto, fin troppo riservata, addirittura come un po' ombrosa come temperamento, poco sorridente, però sembra che la prima volta che le hanno detto guarda che forse devi anche sorridere un po' di più alla vita, no? Alle persone. Questa cosa qui, lei è entrata dentro questa proposta che le ha fatto la consorella e una cosa molto significativa che tutti dicono è che lei, come la sua vita, si è dilatata in una gratitudine. Tant'è vero che si sa, sia dalle lettere che dalle testimonianze, come la sua... come spesso una frase consueta era come buono il Signore, no? Mio Dio, la tua gloria. Non posso dire altro che queste parole. Mio Dio, la tua gloria. Posso dire di aver approfondito la conoscenza della Beata Gabriella proprio in questi anni di monastero e quello che mi colpisce di più, i tratti a me forse più cari e su cui anche mi confronto la mia vita, sono la semplicità, la sua semplicità proprio nel accogliere tutto quello che le viene incontro, le viene donato, e la sua gratitudine, proprio la sua capacità di rendere grazie per tutto, a partire dalle piccole cose, dal quotidiano, fino proprio a rendere grazie anche per la malattia che le è venuta incontro e a cui lei si è come donata tutta, cioè attraverso questa malattia si è donata tutta al Signore. E poi l'offerta della sua vita. Io mi sono offerta interamente e non ritiro la parola data. La trappa di Grottaferrata, quando è entrata Sor Maria, quando è entrata Maria Sagredo, diventata Maria Gabriella, era governata, aveva come badessa Madre Pia Gullini, una monaca che si era italiana che si era formata in un monastero francese di Laval e aveva mantenuto dei contatti, tanto che nel 1933 è arrivata in visita Harriet Ferrari, una giovane che era in contatto con Don Couturier e quindi con gli inizi del movimento ecumenico in Francia. E Madre Pia Gullini ha sentito questa vocazione all'unità della Chiesa come una preghiera importante da presentare alla comunità. Quando ha sentito parlare dell'ecumenismo dalla sua badessa, della possibilità che era data di offrirsi per questa grande causa dell'unità, ha sentito subito come un impeto in sé. E, tra l'altro, lei diceva sempre: io non posso sentir parlare di un sacrificio senza volerlo fare anch'io. Per cui è andata dalla sua madre maestra e ha detto: io sento che il Signore me lo chiede, me lo lasci fare. E Madre Tecla, che allora era la sua maestra, da subito non le ha come dato una risposta, anche perché era forse era molto giovane, tra l'altro era una bellissima speranza per la comunità. Non abbiamo testi scritti della Beata Gabriella su questa offerta. Però si presume che sia stata tale proprio perché erano al corrente sia la madre maestra che il cappellano che la superiora. E normalmente appunto alla trappa non si può fare nulla, neanche le cose buone, dice San Benedetto, neanche le piccole offerte buone, senza il permesso del superiore.
dirà in seguito che da quel giorno in cui si è offerta non si è più sentita bene, è iniziato davvero, cioè il Signore ha preso sul serio la sua offerta e per cui ha chiesto in quel tempo che gli è rimasto la grazia davvero di poter entrare in questo dono totale di sé. Il Signore, come voi sapete, mi ha sempre favorito di grazie speciali, ma adesso, con questa malattia, me ne ha fatto una più grande di tutte. Mi sono totalmente abbandonata nelle mani del Signore e ho guadagnato moltissimo. Di lì a poco praticamente ha incominciato ad avere dei sintomi di malattia che è stata diagnosticata come tubercolosi. L'offerta della Beata Maria Gabriella, lei l'ha consumata anche nel tempo dell'ospedale in cui è stata ricoverata per tentare di curare questa malattia. Hanno tentato col pneumotorace, ma praticamente ha solo peggiorato la sua situazione. Il Signore mi tiene sulla nuda croce e io non ho altra consolazione che di sapere che soffro per compiere la volontà divina e in spirito di obbedienza. Sento che non arriverò mai a capire abbastanza l'amore che Gesù mi dimostra nell'offrirmi questa croce. Il mio sacrificio è totalmente completo, poiché dall'alba fino a notte non faccio che rinnegare in tutto e per tutto la mia volontà. Insieme all'offerta ha maturato una reale conversione. Ci sono delle lettere toccanti in cui lei dice alla sua badessa, la quale dava obbedienza ma anche amore filiale, no? Dice, insomma, si capisce tra le righe che lei ha dovuto fare un percorso di fiducia, di vera fiducia nella sua badessa, perché a un certo punto le è stato chiesto di stare in ospedale e di non ritornare in monastero. E per la Beata Gabriella questa cosa qui della lontananza dal monastero è sempre stata un aspetto di prova, di sofferenza, no? Ho veduto di fronte un grande crocifisso e ho pensato che il mio sacrificio non era niente in confronto al suo. La cosa molto bella che attira di lei è questo amore per il Signore, per il monastero, per la vita proprio in quanto tale, cioè come due caratteristiche forse che io ho sempre visto, no? Nella sua esperienza, nella sua testimonianza. Una coscienza di sé molto vera, molto profonda, quasi una indegnità, no? Ma un'indegnità però come di creatura che di fronte a Dio tutti ci sentiamo un po' mancanti. E questa esperienza così molto, molto semplice alimentava in lei una gratitudine per tutto quello che lei viveva, sia nella gioia che nel dolore, quindi anche nell'offerta, nella malattia, nella sofferenza, nella fatica di affrontare un cammino come quello che lei ha affrontato, no? Una cosa che ha sottolineato anche il San Giovanni Paolo II nell'omelia della beatificazione è stato questo aspetto un po' commovente di vedere come lei aveva un Vangelino con il brano di Giovanni, il capitolo 17 di San Giovanni, e come quelle pagine sono particolarmente ingiallite, cioè perché sicuramente sono state lette, rilette, rilette tante volte, perché è stata come la sua meditazione costante. Offri tutto per l'unità, vero? Sì. Vengo a prepararla alle nozze. Il 23 di aprile alle 5:30, con la massima serenità, smise di respirare. Abbassò le palpebre proprio come era solita fare per dire sì quando non poteva parlare. Era già con il suo Signore. Lo amava talmente da offrirgli il sacrificio della sua giovane vita per l'unione delle chiese separate.
Era la domenica del Buon Pastore e il Vangelo parlava delle altre pecore che non sono dell'ovile e devono esservi condotte. È morta il 23 aprile 1939, era la domenica del Buon Pastore. Sicuramente i contemporanei hanno sentito come un segno molto importante questo, come di benevolenza da parte del Signore, cioè veniva proprio il Buon Pastore a prenderla sulle sue spalle. Un segno un po' piccolo ma interessante è stata che la sorella che doveva suonare a morto suonò le campane a festa, e questo se lo ricordano nelle testimonianze come un qualcosa un po' di veramente molto particolare per quell'evento, ecco. Dalla morte ci sono stati vari segni. Chi ha esaminato la causa ha visto che c'erano delle grazie proprie alla sua, dovute alla sua grazia propria, insomma, che ha voluto delle guarigioni, delle nascite. C'è stata la guarigione, il miracolo che ha deciso la sua beatificazione, è stata quella di una suora, una benedettina da Alcamo in Sicilia, circa negli anni 60, che è stata guarita da una grave malformazione alla vista. La grazia della Beata Gabriella continua sia con delle esperienze molto belle che noi facciamo anche di unità con altri con monasteri di altre confessioni cristiane, soprattutto anglicane, che era un'amicizia già iniziata durante la vita della Beata Gabriella, ma che poi si è mantenuta nel tempo. Innanzitutto ci ha toccato l'omelia di Giovanni Paolo II, in cui parla di questi quattro primati, di questa giovane atleta, lui la definisce così, il primato di essere la prima giovane sarda beatificata, la prima giovane di Azione Cattolica, la prima trappista e la prima beata dell'ecumenismo. Questa è stata un po' la cosa che, va bene, ha colpito. Poi, evidentemente, importantissimo per noi è stato vederla citata nella enciclica Utunum Sint, al numero 27, dove il Papa la indica come una testimone dell'ecumenismo spirituale. E questo per noi è un grosso richiamo anche per la nostra vita comunitario. È una personalità cristallina, no? Che come se non avesse mai mentito nella sua vita, per cui è proprio pulita, pura, no? Questa esperienza qua la rende anche adesso come nascosta che però raggiunge in modo anche misterioso a volte le situazioni più difficili in cui lei si fa conoscere e in cui le persone la pregano e ottengono la grazia che chiedono. Ed è una, in questa esperienza qua, anch'io vedo che quello che uno sperimenta è una compagnia proprio della sua persona, cioè come una persona che è morta nel 1939, ma ancora presente nella nostra comunità, ma anche in tutti quelli che l'hanno conosciuta e che la conoscono, come una persona che è viva, no? Molto, molto prossima, molto vicina. È come se la Beata Gabriella ci tracciasse una via. Accogliere semplicemente quello che il Signore ci chiede, accoglierlo in una gratitudine, che poi la risposta in fondo a quello che uno ha ricevuto, perché lei di fatti entra in questo atteggiamento di gratitudine nel momento in cui si rende conto della grande grazia che il Signore l'ha fatto, la grazia della vocazione, la grazia della vita, e da qui nasce tutto, nasce la sua offerta e fino al dono totale di sé, della sua vita. Suor Maria Gabriella è stata una vera trappista.
ha completamente dimenticato se stessa nella sua ricerca della gloria di Dio. È passata sorridendo fra noi senza mai attirare l'attenzione su di sé. Il suo monastero per lei era semplicemente Gesù, il suo amore, la sua volontà, la sua gloria. Quanto a lei, era la sua discepola e la sua sposa, imitando la Santissima Vergine che accoglieva Gesù nel suo seno.